Le rapide sotterranee, surf tra le rapide. Però scusami un attimo, dov'è il minigioco dei babbuini? Forse lo sblocco dopo di questo? Boh. Il primo giro di surf non è stato terribile. È stato terribile il secondo e quello con la liana. Che poi, come al solito, percorsi nuovi, non sai mai. Meno male. Non sai mai dove cacchio si trovano gli oggetti. Il che vuol dire che se c'era un nastro dall'altra parte, vai tranquillo che te lo devi rifare per andartelo a prendere. E anche qua. Oh, ok, vabbè, tanto era una banana. Sti cacchi, finché sono le banane, amen. Dobbiamo fare attenzione ai vortici. No. Ok, preso, perfetto. Andiamo da questa parte. Aia. Allora, di nuovo banana. Ci sta adesso che abbiamo preso danno. Perfetto. Oh, sono più facili da evitare i serpenti dei coccodrilli, grazie. Sono più piccoli e meno veloci. E tra l'altro si vedono, a differenza dei coccodrilli che l'altra volta erano molto meno visibili. No. Ok, preso. Dai. Dai, ce l'abbiamo fatta. Già siamo a due nastri. Che tanto onestamente penso che me l'avreste detto se ci fosse stato un altro livello in cui servivano i nastri. Quindi spero onestamente corri prima che i pipistrelli ti prendano. Dicevo, me l'avreste detto se c'era un altro. Ah, mancato. Fuck. Un altro livello dove dovevamo per forza prendere i nastri. Allora, peccato, abbiamo saltato. No. Ah, che sfiga. Vai, vai, vai. Vai da quella parte. Mancato. Non sono riuscito a curvare abbastanza. Due. Perfetto, ne abbiamo già mancate due. Fantastico. Ok, lì sotto c'era una bobina o l'ho vista male? Che poi io dico bobina, ma in realtà è un nastro. Quello. È un nastro. No, sto giro sono stato scemo io. Ma sto giro sono stato scemo io. Pensavo di dover saltare per poterci salire sopra. Però questa c'è una vita. Ah, fuck. Ma come ti sei preso danno? Dai. Fermo. Bravo. Ok, almeno questa ce l'abbiamo fatta. Vabbè, se dovessimo morire, sappiamo bene o male dove trovare già qualcosa. Ecco, fatto. Ci arriviamo a 5.000. Ne dubito. Bene o male sappiamo già dove trovare. Anzi, è improbabile che me li ricordi tutti dove sono tutte le cose che abbiamo saltato, onesto. Aia, ecco. Siamo già arrivati alla fine? Ti prego, dimmi di sì. No, e dai, ma l'hai schivato tu a sto giro. Cioè, Madonna mia. A sto giro l'ha schivato lui. Bobina, 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 prendi. Ok, presa, perfetto. Vabbè, dai, sono 8 in teoria, quindi ne abbiamo prese 4. Siamo già a metà del percorso. Prendilo. Ok, 5, più di alla metà. Come l'altra volta. Erano 8 e ne abbiamo presi 5. Pensa un po', che sfiga. Aspetta, aspetta, dritto. Oh, ah, cacchio. Ah, fa niente, fa niente. Tanto sto giro. Penso che ce la siamo cavata molto, molto, molto bene. Alla prima, tra l'altro. Ciao. E niente gioco di babbuini? Ricerca dei sotterranei. Ok, ecco gli smeraldi di Minecraft. Dite che ci prendo danno se mi c'ha. Ah! Ma vaffanculo, ma scusami! Ma. Dai, allora, no, aspetta, va bene tutto. Ma è partito camminando così. Ho detto, devo camminarci sopra. Vado, provo a distruggerli. Sono andato dritto pensando, provo a tirargli un pugno. Ma anche io, che aspettative ho di sti giochi? Quindi, subito ci spostiamo ora. Ecco fatto. Ma dai, eri lontano 200 metri. Non è possibile ogni volta che le hitbox t'ammazzino. Vabbè, questi sono facili, dai, ascolta. Va bene tutto, ma è il meno dei problemi. Là c'è una vita, ci sono delle banane, ci sono i pipistrelli, c'è qualcosa qui? Sì, wow. Vabbè, dai, ci sta. Allora, corri, 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 evita le trappole perché tanto. Wow, che difficoltà, ragazzi. Ma dite che i pipistrelli. Esatto, Va bene, non. Sì, a quanto pare sì. Ok, trappola fatta. Saltare. C'è qualcosa di sotto. Sì, a quanto pare sì. Allora, vedo già
in questo livello un po' di percorsi alternativi. Facciamoci tutto, non ti dico con calma, ma con la giusta attenzione. Iniziamo da questo. Prendi questo! No! Sparalo! Ecco fatto. Allora. Ok, servono i babbuini per questa. Dite che ce la faccio? No. È stata purtroppo sprecata. Speravo di saltare, tornare e prendere, ma... Ok, questa me la sono andata a cercare io, onesto. Questa purtroppo me la sono andata proprio a cercare. Questa volta non posso dire che sia colpa del gioco. Non totalmente, perlomeno. Va bene, allora, se non posso, andiamo da questa parte. Serpente. Dai, facciamo a botte, che tanto sprecare una lancia non me ne va neanche. Quindi, tiè. Che tra l'altro, scusami, come fai a morire per questo se tanto devi continuare a premere quadrato? Cioè, se non lo premi, vieni a prendere danno? Cioè, è l'unica cosa che mi viene in mente, onestamente. Ecco qua, bravissimo. Speriamo che... Ma stronzo? Tiè, muori. Ma pensa a te. Dicevo, Tarzan, bravo. Oh, no, ho dato per scontato che fossero solo di bellezza. E invece gli smeraldi, a quanto pare, sono il male di queste caverne. Prendi la banana, bravo. Gli smeraldi sono il male assurdo di questo mondo. Ok, piano, piano, maledetto. Ti devi aggrappare e soprattutto ricordati di saltare quando uno schiaccia la X. Siamo arrivati da mamma scimmia. Ok, però ho scoperto che posso allontanare i pipistrelli colpendoli con quadrato. Sì, ho saltato una vita perché tanto... Madonna, madonna. Onestamente, ne abbiamo e soprattutto... Tanto se dobbiamo morire, moriamo lo stesso. È esattamente quello che sto pensando. Perfetto, mamma mia, per un attimo... Ah, ho pensato che saremmo caduti di sotto. Ma non è possibile, non è possibile, dai. Ma che hitbox hanno sti cristalli? Ma poi non me li puoi mettere così tanti in uno spazio così stretto che non posso neanche evitare? Ma che cacchio? Ma che gioco è? Ok, rieccoci di nuovo qui. Ah, cacchio. Dai. Porca miseria. Ma porca miseria. Dimmi che c'è un checkpoint almeno. Maledizione, anche ai salti devo fare attenzione adesso. Guarda, pure i pipistrelli ci sono. Porca miseria. Va bene, dai, dammi almeno la banana, che così ci curiamo un attimo. E ok, e la prima scimmietta ce l'abbiamo. E quindi anche un checkpoint. Perfetto, dobbiamo fare purtroppo attenzione perché fare quel percorso di merda con i salti... Dio mio, che fa? Mi ha fatto perdere tutte le vite che avevamo, tutte, tutte, porca di quella miseria. Gioco fatto male, mamma mia. Cioè scusami, con che concezione tu, salendo sta cacchio di corda, dovresti lanciarti a sinistra? Se già mi programmi che il salto lo devo fare in una determinata posizione, fammelo che va in quella posizione, non farmelo che vada da altre parti. No, 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 no. Sia mai che riusciamo a programmare le cose in modo giusto, no? Ecco. Allora, saltiamo. Ecco, che i ragni fai prima a bagnoppare che a lanciargli una cacchio di lancia. Ok. Perfetto. Ok, allora, calmi un attimo. Non era quello che volevo fare, però. Calmi tutti. Maledizione, brutto pazzo. Ok, no, le lance non servono, non contro quei pipistrelli. Allora, andiamo un secondo di qua. Prendiamo la bobina e ci facciamo, esatto, il percorso alternativo, che magari ha un'altra bobina anche da questa parte, giusto? Bravo, bravo. Smettila, ecco. Madonna mia, per un attimo ho visto che il salto non era partito. Ho detto, bene, siamo morti di nuovo. Fare sti salti qua mi ricorda un po'
alcune zone di Darksiders, il primo nella fattispecie. Ok, allora qua c'è una vita. Calmi un attimo, allora aspetta. Fuck. Devo farci pure attenzione, sai? Colpa mia. Prendi questo! Ma va. Oh. Va bene, vai, vai. Tanto a quanto pare, quando c'hai il pupo, davvero non puoi fare il lancio con le lance. Eppure, ve lo ricordo, una volta ce l'hanno fatto fare. Sono sicuro al 100% che era successo. 100%. Grazie al cielo. E un altro pupo l'abbiamo salvato e siamo a 5 nastri. Tanto, che senso ha evitarli se poi hanno una hitbox grossa quanto la Moldavia? Maledetti cristalli. Hanno una hitbox 5 volte più grande di quanto è grande il cristallo. E a quel punto, che senso ha evitarli? Tanto non puoi, voglio dire. Tanto il gioco fa come vuole lui. Te muori. Guarda, neanche per schiacciare quadrato. Non c'ho neanche voglia di averci a che fare con te. Vai via. Ho bisogno di un po' di banane se voglio curarmi. Eccoci. Ok, aspetta. Bravo. E non si sa mai. Appare qualcuno? Mettila, vai via. Allora, aspetta. Ci provo. Credo che l'abbiamo preso, ma per sicurezza. Ecco, appunto. No! Tarzan! Oh, che cacchio. Allora, credo che il ragno sia l'unico. Di nuovo il tizio con le pistole. Ok. Non ti avvicinare, sai. Uff, meno male che non ha sparato. Dicevo, mi sa che è l'unico che anche se gli lanci la lancia riesce a schivarti. Ok, per fortuna posso andare. Per un attimo ho avuto paura che, nonostante era palese che dovevo andare lì, morisse affogato, onesto. Non mi aspetto realmente più nulla da sto gioco. Potrebbe succedere qualsiasi cosa e non sarei sorpreso. Allora, fermo. Ok, perfetto, perfetto. Era esattamente quello che speravo, sto giro. Era fatto apposta, Però, sai, ciao, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Fine livello? Oh. Mamma mia. Ogni episodio è sempre peggio. Pensavo fossi ferito. Non c'è tempo per morire. Devi tornare indietro. Cosa? Dov'è Jane? L'hanno presa i cacciatori. E tu che ci fai qua, scusa? L'ho condotto io al cimitero degli elefanti. Dov'è? Devi averlo superato. C'era un ponte di pietra, ma è crollato quando li ho seguiti. L'altra via d'accesso è dietro questo masso. Che però non si muove. Vai all'altra via d'accesso. Io continuerò a provare qui. Buona fortuna. Ti immagini se davvero ti devi rifare il percorso solo per farti il giro lungo? No, ti prego, non dirmi che davvero devo farlo. Ma tu sei fuori di testa. Certo, certo che te lo devi rifare. Devi farti il bungee jumping, andare con i babbuini e andare dall'altra parte.